Sercepparello, con una falsa confessione, inganna uno santo frate e muorsi, ed essendo stato un pessimo uomo in vita, è morto reputato per santo e chiamato San Ciappelletto. Ragiona sia dunque che Essendo musciatto francesi di ricchissimo e gran mercatante in Francia cavalier divenuto, e dovendone in Toscana venire con messer Carlo Senza Terra, fratello del re di Francia, da Papa Bonifazio domandato e al venir promosso, sentendo egli gli fatti suoi, siccome le più volte son quelli dei mercatanti, molto intralciati in qua e in là, e non potersi dileggere, né subitamente stralciare, pensò quegli commettere a più persone. E a tutti trovò modo. Fuor solamente in dubbio gli rimase cui lasciar potesse sufficiente a riscuoter suoi crediti fatti a più borgognoni. E la cagion del dubbio era il sentire li borgognoni uomini riottosi e di mala condizione e misleali e a lui non andava per la memoria chi tanto malvagio uom fosse in cui egli potesse alcuna fidanza avere che opporre alla loro malvagità si potesse e sopra questa esaminazione pensando lungamente stato gli venne a memoria un serce parello da prato il qual molto alla sua casa in parigi si riparava il quale, perciò che piccolo di persona era e molto assettatuzzo, non sapendo li Franceschi che si volesse dire cepparello, credendo che cappello, cioè ghirlanda, secondo il loro volgare a dir venisse, perciò che piccolo era, come dicemmo, non cappello, ma cippelletto il chiamavano. E per cippelletto era conosciuto per tutto. Laddove pochi per ser cepparello il conosceno. Era questo ciappelletto di questa vita. Egli, essendo un notaio, aveva grandissima vergogna quando uno dei suoi strumenti, come pochi ne facesse, fosse altro che falso trovato. De quali tanti avrebbe fatti di quanti fosse stato richiesto, e quelli più volentieri in dono che alcun altro grandemente salariato. Testimonianze false, con sommo diletto diceva, richiesto e non richiesto, e dandosi a quei tempi in Francia a Saramenti grandissima fede, non curandosi fargli i falsi, tante questioni malvagiamente vincea a quante a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato. Aveva oltremodo piacere e forte vi studiava in commettere tra amici e parenti e qualunque altra persona mali e inimicizie e scandali, de quali quanto maggiori mali vedeva seguire tanto più d'allegrezza prendeva. Invitato ad un omicidio o a qualunque altra rea cosa senza negarlo mai volonterosamente vandava e più volte a fedire e ad uccidere uomini con le proprie mani si trovò volentieri bestemmiatore di Dio e dei Santi era grandissimo e per ogni piccola cosa siccome colui che più che alcun altro era iracundo a chiesa non usava giammai, e i sacramenti di quella tutti, come vil cosa, con abominevoli parole scherniva, e così in contrario le taverne e gli altri disonesti luoghi visitava volentieri e usavagli. Delle femmine era così vago come sono i cani dei bastoni. Del contrario più che alcun altro tristo uomo si dilettava. Imbolato avrebbe e rubato con quella coscienza che un santo uomo offerrebbe, gulosissimo e bevitore grande, tanto che alcuna volta sconciamente gli facea noia, giocatore e mettitor di malvagi dadi era solenne perché mi distendo io in tante parole, egli era il piggiore uomo forse che mai nascesse, la cui malizia a lungo tempo sostenne la potenza e lo stato di Messer Musciatto, per cui molte volte, e dalle private persone alle quali assai sovente faceva ingiuria, e dalla corte a cui tuttavia la facea, fu riguardato. Venuto adunque questo ser Cepparello nell'animo a messer Musciatto, il quale ottimamente la sua vita conosceva, si pensò il detto messer Musciatto costui dovere essere tale quale la malvagità de Borgognoni il richiedea. E perciò, fattosi chiamare, gli disse così: Ser Ciappelletto. Come tu sai, io sono per ritrarmi del tutto di qui e avendo tra gli altri affare co borgognoni, uomini pieni di inganni, non so cui io mi possa lasciare a riscuotere il mio da loro più convenevole di te. E perciò, con ciò sia cosa che tu niente facci al presente, Ove a questo vogli intendere, io intendo di farti avere il favore della corte e di donarti quella parte di ciò che tu riscoterai, che convenevole sia. Ser Ciappelletto, che scioperato si vedea e male agiato delle cose del mondo, e lui ne vedeva andare che suo sostegno e ritegno era lungamente stato, senza niuno indugio e quasi da necessità costretto si diliberò e disse che volea volentieri. Perché convenutisi insieme, ricevuta ser Cappelletto la procura e le lettere favorevoli del re, partitosi messer Musciatto n'andò in Borgogna, dove quasi niuno il conoscea. E qui vi fuor di sua natura, benignamente e mansuetamente cominciò a voler riscuotere e fare quello perché andato vera, quasi si riserbasse la virarsi al d'assezzo. E così facendo, riparandosi in casa di due fratelli fiorentini, li quali qui ad usura prestavano e lui per amor di messer musciato onoravano molto, avvenne che egli infermò, al quale i due fratelli fecero prestamente venire medici e fanti che il servissero e ogni cosa opportuna alla sua santà racquistare. Ma ogni aiuto era nullo, perciò che il buon uomo, il quale già era vecchio e disordinatamente vivuto, secondo che i medici dicevano, andava di giorno in giorno di male in peggio come colui che aveva il male della morte di che gli due fratelli si dolevan forte e un giorno assai vicini della camera nella quale Ser Ciappelletto giaceva infermo se come desimi cominciarono a ragionare che faremmo noi? diceva l'uno all'altro, di costui, noi abbiamo dei fatti suoi pessimo partito alle mani perciò che il mandarlo fuori di casa nostra così infermo ne sarebbe gran biasimo e segno manifesto di poco senno veggendo la gente che noi l'avessimo ricevuto prima e poi fatto servire e medicare così sollecitamente e ora senza potere egli aver fatta cosa alcuna che dispiacere ci debba così subitamente di casa nostra è infermo a morte vederlo mandar fuori». D'altra parte, egli è stato sì malvagio uomo che egli non si vorrà confessare né prendere alcuno sacramento della Chiesa e morendo senza confessione né una Chiesa vorrà il suo corpo ricevere anzi sarà gettato a fossi a guisa d'un cane e se egli si pur confessa i peccati suoi sono tanti e sì orribili che il similiante ne avverrà Perciò che frate né prete ci sarà che il voglia ne possa assolvere, perché non assoluto anche sarà gettato a fossi. E se questo avviene, il popolo di questa terra, il quale sì per l'omestier nostro, il quale loro pare iniquissimo e tutto il giorno ne dico male, e sì per la volontà che hanno di rubarci, veggendo ciò, si leverà a romore e griderà. Questi lombardi cani, li quali a chiesa non sono voluti ricevere, non ci si vogliono più sostenere e correrannoci alle case. E per avventura non solamente l'avere ci ruberanno, ma forse ci torranno oltre a ciò le persone. Di che noi in ogni guisa stiamo male se costui muore. Ser Ciappelletto il quale, come dicemmo, presso giacea là dove costoro così ragionavano, avendo l'udire sottile e sì come le più volte veggiamo avere gli infermi, udì ciò che costoro di lui dicevano, li quali egli si fece chiamare e disse loro Io... Non voglio che voi di niuna cosa di me dubitiate, né abbiate paura di ricevere per me alcun danno. Io ho inteso ciò che di me ragionato avete, e son certissimo che così n'avverrebbe come voi dite, dove così andasse la bisogna, come avvisate, ma ella andrà altrimenti. Io ho vivendo tante ingiurie fatte a Domene Dio che per farnegli io una ora in sulla mia morte né più né meno ne farà e perciò procacciate di farmi venire un santo e valente frate il più che aver potete se alcun ce n'è e lasciate fare a me che fermamente io acconcerò i fatti vostri e i miei in maniera che resterà bene e che dovrebbe essere contento i due fratelli come che molta speranza non prendessero di questo non di meno se ne andarono ad una religione di frati e domandarono alcuno santo e savio uomo che udisse la confessione d'un lombardo che in casa loro era infermo e Fu lordato un frate antico, di santa e di buona vita, e gran maestro in scrittura, e molto venerabile uomo, nel quale tutti i cittadini grandissima e special divozione aveano, e lui menarono. Il quale. Giunto nella camera dove Ser Ciappelletto giacea e al lato posto gli si assedere prima benignamente il cominciò a confortare e appresso il domandò quanto tempo era che egli altra volta confessato si fosse al quale Ser Ciappelletto che mai confessato non s'era rispose padre mio la mia usanza suole essere di confessarmi ogni settimana almeno una volta, senza che assai sono di quelle che io mi confesso più. È il vero che poi, ch'io infermai, che sono presso a otto di, io non mi confessai, tanta è stata la noia che la infermità m'ha data. Disse allora il frate: Figlio al mio, bene hai fatto e così si vuol fare per innanzi e veggio che poi si spesso ti confessi poca fatica avrò du dire o di domandare disse ser ciappelletto messerlo frate non dite così io non mi confessai mai tante volte, né sì spesso che io sempre non mi volessi confessare generalmente di tutti i miei peccati, che io mi ricordassi dal dì ch'io nacqui infino a quello che confessato mi sono. E perciò vi prego, padre mio buono, e che così puntualmente d'ogni cosa mi domandiate come se mai confessato non mi fossi. E non mi riguardate perché io infermo sia, che io amo molto meglio di dispiacere a queste mie carni che facendo agio loro io facessi cosa che potesse essere perdizione dell'anima mia, la quale il mio Salvatore ricomperò col suo prezioso sangue. Queste parole piacquero molto al santo uomo e parvogli argomento di bene disposta mente e poiché a ser Ciappelletto ebbe molto commendato questa sua usanza, il cominciò a domandare se egli mai in lussuria con alcuna femina peccato avesse, al qual ser Cappelletto sospirando rispose, padre mio, di questa parte mi vergogno io di dirvene il vero temendo di non peccare in vana gloria al quale il santo frate disse di sicuramente che il verdicendo né in confessione né in altro atto si peccò giammai disse allora Ser Ciappelletto poiché voi di questo mi fate sicuro e io il vi dirò io son così vergine come io uscì del corpo della mamma mia o oh, benedetto sia tu da Dio, disse il frate, come bene hai fatto e facendolo hai tanto più meritato quanto volendo avevi più d'arbitrio di fare il contrario che non abbiamo noi e qualunque altri son quelli che sotto alcuna regola sono costretti. E appresso questo il domandò se nel peccato della gola aveva a Dio dispiaciuto, al quale sospirando forte ser Ciappelletto rispose di sì e molte volte, perciò che con ciò fosse cosa che egli, oltre a digiuni delle quaresime, che nell'anno si fanno dalle divote persone, ogni settimana almeno tre dì fosse uso di digiunare in pane e in acqua con quello diletto e con quello appetito l'acqua bevuta avea, e specialmente quando avesse alcuna fatica durata o adorando o andando in pellegrinaggio, che fanno i gran bevitori il vino. E molte volte aveva desiderato d'avere cotali insalatuzze e derbucce, come le donne fanno quando vanno in villa, e alcuna volta gli era paruto migliore il mangiare che non pareva a lui che dovesse parere a chi digiuna per divozione come digiunava egli al quale il frate disse: figlio mio, questi peccati sono naturali e sono assai leggeri. E perciò io non voglio che tu ne gravi più la coscienza tua che bisogni. Ad ogni uomo, addiviene quantunque santissimo sia, il parergli dopo lungo digiuno buono il manicare e dopo la fatica il bere. Oh, oh disse Ser Ciappelletto, padre mio, non mi dite questo per confortarmi. Ben sapete che io so che le cose che al servizio di Dio si fanno si devono fare tutte nettamente senza alcuna ruggine d'animo e chiunque altrimenti le fa pecca. Il frate, contentissimo disse: "E io son contento che così ti cappia nell'animo e piacemi forte la tua pura e buona coscienza in ciò. Ma dimmi, in avarizia hai tu peccato?" desiderando più che il convenevole o tenendo quello che tu tener non dovesti al quale ser cappelletto disse padre mio io non vorrei che voi guardaste perché io sia in casa di questi usurieri io non ci ho a far nulla anzi ci era venuto per dovergli ammonire e gastigare e togli da questo abominevole guadagno, e credo mi sarebbe venuto fatto se Dio non m'avesse così visitato, ma voi dovete sapere che mio padre mi lasciò ricco uomo, del cui avere come egli fu morto diedi la maggior parte per Dio, e poi per sostentare la vita mia e per potere aiutare, i poveri di Cristo ho fatte mie piccole mercatanzie e in quelle ho desiderato di guadagnare e sempre co poveri di Dio quello che ho guadagnato ho partito per mezzo. L'una metà convertendo nei miei bisogni, l'altra metà dando loro. E di ciò ma sì bene il mio creatore aiutato, che io ho sempre di bene in meglio fatti i fatti miei. Bene hai fatto, disse il frate, ma come ti sei tu spesso adirato? Oh, disse Ser Ciappelletto, cotesto vi dico io bene che io ho molto spesso fatto, e che se ne potrebbe tenere. Veggendo tutto il dì gli uomini fare le sconce cose, non servare i comandamenti di Dio, non temere i suoi giudici, egli sono state assai volte il dì che io vorrei piuttosto essere stato morto che vivo, veggendo i giovani andare dietro alle vanità, e vedendogli giurare e spergiurare, andare alle taverne, non visitare le chiese, e seguir piuttosto le vie del mondo che quella di Dio disse allora il frate. Figlio mio, cotesta, è buona ira, né io per me te ne saprei penitenzia imporre, ma per alcuno caso avrebbe ti l'ira potuto inducere a fare alcuno omicidio, o a dire villania a persona, o a fare alcun'altra ingiuria? A cui Ser Ciappelletto rispose, oimè messere, Oh, voi mi parete uomo di Dio, come dite voi coteste parole? O se io avessi avuto pure un pensieruzzo di fare qualunque se l'una delle cose che voi dite credete voi che io creda che il Dio m'avesse tanto sostenuto? Coteste sono cose da farle gli scherani e i rei uomini, de quali qualunque ora io non ho mai veduto alcuno, sempre ho detto va, che Dio ti converta allora disse il frate ormidi, mi figlio al mio che benedetto sia tu da dio hai tu mai testimonianza di una falsa detta contro alcuno detto mal d'altrui o tolte d'altrui cose senza piacer di colui di cui sono mai messersi Rispose Ser Ciappelletto che io ho detto male d'altrui, perciò che io ebbi già un mio vicino che, al maggior torto del mondo, non faceva altro che battere la moglie, sì che io dissi una volta mal di lui agli parenti della moglie, sì gran pietà mi venne di quella cattivella, la quale egli ogni volta. Che bevuto avea troppo, conciava come Dio ve'l dica. Disse allora il frate, Orbene, tu mi di' che sei stato mercatante, ingannasti tu mai persona così come fanno i mercatanti? Mi affè, disse ser Ciappelletto, messer sì ma io non so chi egli si fosse non che uno avendomi recati i danari che egli mi dovea dare di panno che io gli avea venduto e io messogli in una mia cassa senza annoverare ivi bene ad un mese trovai che gli erano quattro piccioli più che essere non doveano perché non rivedendo colui e avendogli serbati bene un anno per rendergliele, io gli diedi per l'amor di Dio. Disse il frate, Cotesta fu piccola cosa, e facesti bene a farne quello che ne facesti. E oltre a questo il domandò il santo frate di molte altre cose, delle quali di tutte rispose a questo modo e volendo egli già procedere alla soluzione disse ser Ciappelletto messere io ho ancora alcun peccato che io non v'ho detto il frate il domandò quale ed egli disse io mi ricordo che io feci al fante mio un sabato dopo nona spazzare la casa e non ebbi alla santa domenica quella reverenza che io dovea. Oh, disse il frate, figlio il mio, cotesta, è legger cosa. Non, disse Ser Ciappelletto, non dite legger cosa, che la domenica è troppo da onorare, però che in così fatto di risuscitò da morte a vita il nostro Signore. Disse allora il frate, oh, altro hai tu fatto? Messer sì, rispose Ser Ciappelletto, che io, non avvedendomene, sputai una volta nella chiesa di Dio. Il frate cominciò a sorridere e disse, figlior mio, cotesta non è cosa da curarsene. Noi che siamo religiosi, tutto il dì vi sputiamo, disse allora Ser Ciappelletto, e voi fate gran villania. Perciò che niuna cosa si conviene tener netta come il santo tempio, nel quale si rende sacrificio a Dio. E in breve de così fatti ne gli disse molti, e ultimamente cominciò a sospirare, e appresso a pianger forte, come colui che il sapeva troppo ben fare quando voleva. Disse il frate: Figlio al mio, che hai tu? Rispose Ser Ciappelletto: me messere, che un peccato m'è rimaso del quale io non mi confessai mai, sì gran vergogna ho di doverlo dire. E ogni volta che io me ne ricordo, piango, come voi vedete, e parmi essere molto certo che il Dio mai non avrà misericordia di me per questo peccato. Allora. Il santo frate disse: Va via, figliuolo, che è ciò che tu di Se tutti i peccati che furono mai fatti da tutti gli uomini, o che si debbon fare da tutti gli uomini mentre che il mondo durerà, fossero tutti in un uomo solo, ed egli ne fosse pentuto e contrito, come io veggio te, si è tanta la benignità e la misericordia di Dio che confessandogli egli gliele perdonerebbe liberamente e perciò dillo sicuramente disse allora Ser Ciappelletto sempre piagnendo forte oimè padre mio il mio è troppo gran peccato e appena posso credere se i vostri prieghi non ci si adoperano che egli mi debba mai da Dio esser perdonato. A cui il frate disse, dillo sicuramente che io ti prometto di pregare il Dio per te. Ser Ciappelletto più piagnea e non dicea, e il frate pur il confortava a dire. Ma poi che ser Ciappelletto, piagnendo, ebbe un grandissimo pezzo, tenuto il frate così sospeso, ed egli gittò un gran sospiro e disse «Padre mio, poscia che voi mi promettete di pregare Dio per me, e io il vi dirò! Sappiate che, quando io era piccolino... Io bestemmiai una volta la mamma mia. E così detto ricominciò a piangere forte. Disse il frate, O oh figliol mio, or parti questo così grande peccato. O gli uomini bestemmiano tutto il giorno il Dio e si perdona egli volentieri a chi si pente d'averlo bestemmiato, e tu non credi che egli perdoni a te questo. Non piangere Confortati che fermamente se tu fossi stato un di quelli che il posero in croce avendo la contrizione che io ti veggio si ti perdonerebbe egli. Disse allora ser Cappelletto: Oimè, Padre mio, che dite voi? la mamma mia dolce che mi portò in corpo nove mesi il dì e la notte e portò mi in collo più di cento volte troppo, oh feci male a bestemmiarla e troppo è gran peccato e se voi non pregate Dio per me egli non mi sarà perdonato. Veggendo il frate non essere altro restato a dire a Ser Ciappelletto gli fece l'assoluzione e diedegli la sua benedizione, avendolo per santissimo uomo, siccome colui che pienamente credeva esser vero ciò che Ser Ciappelletto aveva detto. E chi sarebbe colui che non credesse, veggendo uno uomo in caso di morte confessandosi dir così? E poi, dopo tutto questo, gli disse: Ser Ciappelletto. Con l'aiuto di Dio voi sarete tosto sano, ma se pure avvenisse che Dio la vostra benedetta e ben disposta anima chiamasse a sé, piacevegli che il vostro corpo sia seppellito al nostro luogo? Al quale ser Ciappelletto rispose, Messer sì. Anzi, non vorrei io essere altrove. Poscia che voi mi avete promesso di pregare il Dio per me, senza che io ho avuta sempre special divozione al vostro ordine. E perciò vi prego che, come voi al vostro luogo sarete, facciate che a me venga quel veracissimo corpo di Cristo, il qual voi la mattina sopra l'altare consecrate. Perciò che, come che io degno non ne sia. Io intendo con la vostra licenza di prenderlo e appresso la santa e ultima unzione, a ciò che io, se vivuto, son come peccatore, almeno muoia come cristiano. Il santo uomo disse che molto gli piacea e che egli diceva bene e farebbe che di presente gli sarebbe apportato. E così fu. Li due fratelli, li quali dubitavan forte non ser Ciappelletto gli ingannasse, s'eran posti appresso ad un tavolato il quale la camera dove ser Ciappelletto giaceva divideva da un'altra e ascoltando leggermente udivano e intendevano ciò che ser Ciappelletto al frate diceva e aveano alcuna volta sì gran voglia di ridere, udendo le cose le quali egli confessava d'aver fatte che quasi scoppiavano, e frassetta allora dicevano Che uomo è costui, il quale né vecchiezza, né infermità, né paura di morte, alla qual si vede vicino, né ancora di Dio. Dinanzi al giudicio del quale di qui a picciola ora s'aspetta di dovere essere, dalla sua malvagità l'hanno potuto rimuovere, né far che egli così non voglia morire come egli è vivuto. Ma pur vedendo che si aveva detto, che egli sarebbe a sepoltura ricevuto in chiesa, niente del rimaso si curarono. Ser Cappelletto poco appresso si comunicò e peggiorando senza modo ebbe l'ultima unzione e poco passato vespro quel di stesso che la buona confessione fatta avea si morì per la qualcosa li due fratelli Ordinato di quello di lui medesimo come egli fosse onorevolmente seppellito, e mandandolo a dire al luogo dei frati, e che essi vi venissero la sera a far la vigilia secondo l'usanza e la mattina per lo corpo, ogni cosa a ciò opportuna dispuosero. Il santo frate che confessato la vea, udendo che egli era trapassato, fu insieme col priore del luogo e fatto sonare a capitolo alle frati ragunati in quello, mostrò ser Ciappelletto essere stato santo uomo, secondo che per la sua confessione conceputo aveva, e sperando per lui domene Dio dover molti miracoli dimostrare, persuadette loro che con grandissima reverenzia e divozione quello corpo si dovesse ricevere. Alla qualcosa il priore e gli altri frati creduli s'accordarono, e la sera, andati tutti là dove il corpo di Ser Ciappelletto giaceva, Sopresso fecero una grande e solenne vigilia e la mattina tutti vestiti coi camici e copieviali, coi libri in mano e con le croci innanzi, cantando, andarono per questo corpo e con grandissima festa e solennità il recarono alla loro chiesa, seguendo quasi tutto il popolo della città, uomini e donne. E nella chiesa apostolo il santo frate che confessato l'avea, salito in sul pergamo, di lui cominciò e della sua vita, dei suoi digiuni, della sua virginità, della sua semplicità e innocenza e santità, maravigliose cose a predicare. Tra l'altre cose narrando quello che Ser ciappelletto per lo suo maggior peccato, piangendo, gli aveva confessato, e come esso appena gli aveva potuto mettere nel capo che il Dio gliele dovesse perdonare. Da questo volgendosi a riprendere il popolo che ascoltava dicendo E voi, maledetti da Dio! Per ogni fuscello di paglia che vi si volge tra piedi bestemmiate il Dio e la Madre e tutta la corte di Paradiso. E oltre a queste, molte altre cose disse della sua lealtà e della sua purità, e in breve, con le sue parole, alle quali era dalla gente della contrada data intera fede, si ilmise nel capo e nella divozione di tutti coloro che verano. Che poiché fornito fu l'ufficio, con la maggior calca del mondo, da tutti fu andato a basciargli i piedi e le mani, e tutti i panni gli furono indosso stracciati, tenendosi beato chi pure un poco di quegli potesse avere, e convenne che tutto il giorno così fosse tenuto a ciò che da tutti potesse esser veduto e visitato. Poi la veniente notte. In una arca di marmo seppellito fu onorevolmente in una cappella, e a mano a mano il di seguente, vi cominciarono le genti ad andare e ad accender lumi e ad adorarlo, e per conseguente, a botarsi e ad appiccarvi le immagini della cera secondo la promession fatta. E intanto crebbe la fama della sua santità e devozione a Lui. Che quasi niuno era che in alcuna avversità fosse che ad altro santo che a lui si votasse, e chiamarono e chiamano San Ciappelletto, e affermano molti miracoli Dio aver mostrati per lui e mostrare tutto giorno a chi divotamente si raccomanda a lui. Così adunque visse e morì. Serce Parello da Prato e santo divenne come avete udito il quale negar non voglio esser possibile lui esser beato nella presenza di Dio perciò che come che la sua vita fosse scelerata e malvagia egli poté in sull'estremo aversi fatta contrizione che per avventura il Dio ebbe misericordia di lui e nel suo regno il ricevette ma, perciò che questo ne è occulto, secondo quello che ne può apparire, ragiono, e dico costui piuttosto dovere essere nelle mani del diavolo in perdizione che in paradiso. E se così è, grandissima si può la benignità di Dio conoscere verso noi, la quale non al nostro errore, ma alla purità della fede riguardando. Così facendo noi nostro mezzano un suo nemico, amico credendolo, ci esaudisce, come se ad uno veramente santo per mezzano della sua grazia ricorressimo. E perciò, a ciò che noi per la sua grazia nelle presenti avversità e in questa compagnia così lieta siamo sani e salvi, servati. Lodando il suo nome nel quale è cominciata l'abbiamo, lui, in reverenza avendo, nei nostri bisogni, gli ci raccomandiamo, sicurissimi d'essere uditi.